Buonasera ad Alessandro Lorenzini, torna all'appuntamento del martedì sera su Siena TV con il Bianco e il Nero, la nostra trasmissione di approfondimento e di attualità, la consueta formula, due ospiti, 10 domande per uno, l'attivazione del nostro timer, 90 secondi di tempo per rispondere ad ogni domanda. Prima parte questa sera con l'onorevole del Partito Democratico, Susanna Cenni, buonasera. Buonasera a voi. Grazie di essere con noi, come al solito introduciamo alcuni degli argomenti di cui parleremo questa sera con Susanna Cenni attraverso la nostra scheda che guardiamo e ascoltiamo insieme. Sul caso Monte dei Paschi si può e si deve fare tutto per accertare eventuali responsabilità che hanno portato alla crisi della banca. Oggi più che mai questo dovrà essere un impegno prioritario, visto che lo Stato e dunque i contribuenti sono coinvolti direttamente nella vicenda. Non so quanto sia praticabile oggi dare vita a una nuova commissione d'inchiesta, visto che siamo a fine legislatura, considerando che una commissione ha già concluso i suoi lavori in Consiglio regionale e tenendo conto che la magistratura sta continuando il suo lavoro. Sarà il Parlamento comunque a decidere. In ogni caso quello che dobbiamo scongiurare è trasformare questa vicenda, con molti lati ancora da chiarire, in una schermaglia politica da combattere a suon di slogan. Così Susanna Cenni, parlamentare senese del Partito Democratico e membro della Commissione Bilancio, interviene sulla questione Monte Paschi Siena. Sono stati e sono giorni complicati, continua Cenni, per Banca Monte Paschi Siena. La priorità era salvare l'istituto bancario, mettendo in sicurezza la terza banca italiana e cercando di garantire la tenuta dell'intero sistema bancario. Il governo ha risposto a questa esigenza con un provvedimento discusso dalle commissioni competenti prima di Natale. Già in quella fase dai gruppi parlamentari sono emerse richieste di vincolare gli interventi pubblici a processi di trasparenza e responsabilizzazioni chiare del management. Ha poi fatto seguito un decreto sul quale Camera e Senato lavoreranno nel modo che riterranno più opportuno e quindi anche migliorando il testo ove lo si ritenga. I ministri dell'Economia e dei Rapporti con il Parlamento Padova e Finocchiaro hanno dato sin dalla prima fase piena disponibilità a confrontarsi per accogliere suggerimenti e miglioramenti. Da qui si deve ripartire, tenendo conto di un elemento positivo emerso dalla discussione nelle commissioni congiunte, ovvero che nessun gruppo parlamentare ha mai messo in dubbio la necessità di accertare eventuali responsabilità da parte dei management, tutt'altro. È un impegno oggi più che mai dovuto, visto il coinvolgimento dello Stato in Banca Monte Paschi Siena, che chiama in causa tutti i contribuenti. La deputata senese del Partito Democratico, Susanna Cenni, è al nono posto nella speciale classifica sulla produttività dei parlamentari eletti in Toscana. Cenni, che si attesta al 153esimo posto a livello nazionale, è arrivata a questo punto della graduatoria tenendo conto dell'indice di produttività che è calcolato attribuendo a ciascun parlamentare un valore numerico per ogni atto presentato in Parlamento o di cui è stato relatore. Per ogni atto, inoltre, è stato preso in considerazione tipologia, consenso ricevuto, l'iter e la partecipazione del parlamentare stesso ai lavori. Susanna Cenni, classe 1963, è stata assessore regionale all'agricoltura. Alle elezioni politiche del 14 aprile 2008 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico, elezione che si ripete anche nel 2013. E questa è la scheda relativa ad alcuni degli argomenti che affronteremo con Susanna Cenni. Allora cominciamo con l'attivazione del nostro timer e le nostre 10 domande appunto con la parlamentare del Partito Democratico. Susanna Cenni, ovviamente l'argomento di grande attualità è quello del Monte dei Paschi di Siena. Il dibattito di questi giorni è per esempio sulla ormai celeberrima lista dei debitori di questa banca. Lei cosa ne pensa su questo dibattito, più che ovviamente sulla lista di questi debitori? Ma io penso questo. Noi prima della fine dell'anno abbiamo fatto un atto importante in Parlamento, e cioè abbiamo autorizzato il governo, lo Stato, a emettere ancora 20 miliardi di debito pubblico con l'impegno a destinare le risorse che saranno necessarie a consolidare il sistema bancario. Quindi vedremo con il decreto che si sta discutendo al Senato come si ha a ricapitalizzare, se dando una mano per le crisi di liquidità. È evidente che quando questo avviene, e quindi quando lo Stato e i cittadini contribuenti sono coinvolti in operazioni di questo tipo, bisogna mettere in campo la massima trasparenza, la massima.
Io non so se pubblicare le liste dei debitori che non hanno fatto fronte ai loro oneri sia il massimo della trasparenza e sia, diciamo, quello che serve, perché presumibilmente in questi elenchi ci saranno anche imprese che hanno ottenuto il loro credito Certo. correttamente e che magari hanno attraversato una crisi tremenda che non gli ha consentito. Penso, ecco, che quello che serve è far venire alla luce ciò che non è avvenuto in queste condizioni. Quindi, se servono anche gli elenchi, bene, purché non sia una caccia alle streghe, perché negli elenchi, ecco, immagino che ci sarà un po' Ci di possa tutto. essere. Ecco, mi leggo a questo argomento, a questa questione, perché in questi giorni è stato poi avviato in Parlamento l'iter per la commissione d'inchiesta, in qualche modo anche questa chiesta da tutte le forze politiche. Commissione d'inchiesta su Monte dei Paschi, lei cosa ne pensa? Anche se poi in realtà probabilmente sarà sulle banche, non solo sul Monte dei Paschi. Ma dunque, io avevo già avuto modo di esprimermi nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti, perché questo tema è venuto fuori non oggi per la prima volta, già 2 anni fa abbiamo cominciato a discuterne. Ci sono diverse proposte di legge di varie forze politiche che chiedono una commissione d'inchiesta. La scorsa settimana alla Camera ne abbiamo discusso e abbiamo approvato alcune mozioni, fra le quali quella del Partito Democratico. Anche il Partito Democratico ha accettato di andare in questa direzione, io credo per le ragioni che dicevo prima, cioè che ogni atto che concorre a far piena chiarezza è utile in questo momento. Va anche detto questo, però, che la commissione d'inchiesta parlamentare, soprattutto se è bicamerale, è uno strumento formidabile perché ha i poteri inquirenti, quindi Certo. agisce come può agire un magistrato. Bisogna stare attenti a non sovrapporsi anche a altre iniziative che ci sono state, c'è già stata un'inchiesta svolta dal Consiglio regionale, ci sono le indagini della magistratura, Certo. quindi bisogna che ognuno faccia il proprio compito e vorrei ricordare che noi siamo a fine legislatura, quindi fra insediare la commissione e cominciare a farla lavorare. Aggiungo che ci sono comunque altre cose utili che si sono già fatte e che si stanno facendo. Una di queste è il lavoro che ha fatto la Commissione Finanze del Senato con l'indagine conoscitiva. La Commissione sarà comunque insediata sulla crisi del sistema bancario italiano, quindi Certo. Monte dei Paschi, ma non soltanto. Resto su questo argomento, parlando un po' di futuro, i sindacati per esempio hanno chiesto diminuzione degli stipendi del top management, Padoan ha discusso e sta discutendo con i vertici di Rocca Salimbeni il nuovo piano industriale, lei che futuro vede per Monte dei Paschi? Beh, Domanda non se facile. sapessi rispondere correttamente a questa domanda sarebbe una grande cosa. Io spero intanto che ci sia un futuro per Monte dei Paschi e sono certa che troveremo la strada per fare in modo che Monte dei Paschi continui ad essere una banca importante in Italia. Penso che questi temi della retribuzione dei manager, ma anche della responsabilità dei manager, siano un tema serio di cui discutere. Vorrei ricordare che alcuni dei punti delle mozioni che sono state approvate alla Camera la scorsa settimana ponevano questo tema, fra i punti che impegnavano il Starting, governo e tutti certo. gli atti che saranno assunti a intervenire, quindi chiarire le responsabilità e anche essere conseguenti rispetto. E quindi penso che anche il tema retribuzioni rientri in questa fase. Aggiungo un'altra cosa, alcuni soggetti, anche alcuni economisti che riflettono, se vogliamo, anche in modo critico su questa nostra fase, non solo dell'Italia ma del mondo, dentro la globalizzazione, ci pongono una serie di quesiti, e cioè cominciare a riflettere seriamente se non sia arrivato il momento di dividere le banche, che fanno investimenti da quelle che fanno come mestiere il credito alle famiglie, Certo. alle imprese, eccetera, perché un pezzo dei pasticci che noi oggi ci troviamo sul tavolo vengono anche dalle conseguenze di questa commissione, quindi operazioni che magari non avevano una grande valenza per l'interesse delle imprese e delle famiglie, che però si sono poi, diciamo, hanno avuto una conseguenza negativa su queste persone. Quindi io penso che sul sistema del credito ci sarà Certo. Da riflettere da molto, riflettere insomma. molto seriamente, anche
aggiungo, sì, chiedendo che si rivedano le regole del bail-in, cosa che entro il giugno del 2018 si può fare. Sì, sì, possono fare. Restiamo a Roma, il governo Gentiloni di fatto ha appena insediato, le priorità del governo in questo momento. Ma intanto vorrei approfittarne anche per fare da questo luogo e da questa occasione auguri al ministro Gentiloni, che la scorsa settimana ha avuto un piccolo intervento e che mi auguro, diciamo, si ristabilisca molto presto. Ma le priorità sono abbastanza chiare, sono state esplicitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri quando è venuto a chiedere la fiducia alle Camere. Si ha la consapevolezza ovviamente di una fase limitata di lavoro, ma mi pare importante che Gentiloni abbia messo l'accento fra le priorità del lavoro del governo sul lavoro e sull'emergenza sociale, che io considero davvero tuttora una grandissima emergenza. Nei giorni scorsi c'è stata anche questa vicenda grave di Sesto con la morte di quest'uomo, insomma, questo ci dice tanto. Anche in realtà come le nostre, dove la pressione non è così forte come magari in alcune periferie dei capoluoghi, certo, del nostro paese. Quindi sicuramente questa è l'emergenza. Ovviamente il Parlamento sarà chiamato a lavorare in tempi, io credo, abbastanza ravvicinati alla nuova legge elettorale. C'è il decreto banche in discussione al Senato, c'è il milleproroghe, la Camera dalla prossima settimana sarà al lavoro sul decreto sul Mezzogiorno, quindi gli interventi su, diciamo che non siamo riusciti a inserire nella legge di stabilità perché la seconda lettura è stata sostanzialmente una conferma del lavoro, certo, della Camera. Ecco, mi pare importante citare un'ultimissima cosa fra quello che ha detto Gentiloni, che è di assoluta importanza. Gentiloni ha fatto un appello a tutte le forze politiche ad attenuare i toni e anche a fare una grande attenzione al linguaggio che si usa. Io credo in un momento di difficoltà economica e anche di tensione sociale come quella che stiamo vivendo, questo è un punto importante che ci riguarda tutti. Sono d'accordo. In Parlamento lei ha portato avanti tante battaglie. Faccio l'esempio sulla contraffazione, insomma, per appunto fare un piccolo esempio. Le prossime che porterà avanti, anche insomma, visto ormai la conclusione di questo mandato, conclusione vicina? Beh, sicuramente sulla contraffazione c'è ancora un pezzo di lavoro da fare. Io sono relatrice di un'indagine che sta mettendo al centro le connessioni fra l'attività di contraffazione e la criminalità organizzata, che sembra una cosa che non ci riguarda, ma invece, in realtà invece ha a che fare anche con i nostri territori, purtroppo, sia per le associazioni a delinquere, diciamo, che semplicemente lucrano sulla vendita del prodotto contraffatto, sia per altri tipi di connessione con la criminalità organizzata vera e propria. E poi ci sono alcune partite ancora non concluse, io penso alla vicenda del design. Questa, certo, se noi riusciamo a portarla a casa, veramente sarà una sconfitta pesante, perché insomma ci sono stati impegni presi anche nell'estate da alcuni nostri ministri, quindi spero davvero che si possa dare una risposta positiva, e ancora spero che nel milleproroghe si possa confermare anche in questo anno le agevolazioni che riguardano il settore del camper, e poi ovviamente c'è tutta la partita che ho sempre seguito nel nostro mondo agricolo, che continuerò ovviamente a seguire da vicino. A seguire. Poi nei giorni scorsi c'è stata anche la risposta del governo alla vicenda Monciatti, insomma credo che sia io che il collega Dall'Ai su questi temi cerchiamo il più possibile di essere presenti. Presenti. Parliamo di PD, si andrà al congresso, domanda diretta. Beh, al congresso prima o poi ci andremo, non è chiarissimo quando lo faremo, io avrei preferito, diciamo, una preparazione del congresso non troppo lontano. E lo dico per due ragioni. La prima è che io penso che non possiamo pensare di svolgere un congresso con le chiavi, con gli schieramenti, con la lettura del congresso precedente, perché sarebbe un errore, perché il mondo è cambiato. La seconda ragione è che abbiamo subito delle sconfitte pesantissime, io penso alle amministrative e penso anche alla sconfitta referendaria. Quindi c'è da ragionare su che visione del Paese noi vogliamo comunicare ai nostri elettori e anche su come si ricostruisce una sintonia vera con il Paese e con quelle che sono le partite vere rispetto alle quali una sinistra deve essere in grado di rispondere. Senta, lei ha lavorato con Enrico Rossi, che ha lanciato da tempo la candidatura per la segreteria del Partito Democratico.
Cosa ne pensa di questa candidatura? Beh, di Enrico Rossi penso tutto il bene, perché è una persona che stimo e verso il quale ho un grandissimo affetto da tanti anni. Penso che sono troppi questi candidati, diciamo, alla carica di segretario. C'è il nome di Enrico Rossi, c'è quello di Roberto Speranza, c'è quello del governatore Emiliano. Insomma, vedo, diciamo, più candidati, francamente troppi, secondo me, in alternativa alla ricandidatura di Renzi, per un quadro e per un congresso di cui ancora non si conoscono bene i connotati. Ecco, io spero che fra questi tre magari o si decida a un certo punto che ce n'è uno, oppure che arrivi qualcuno che convince tutti e tre a fare un po' di denaro. Non sarebbe, diciamo, sostenibile, anche poco comprensibile. E poi per quello che dicevo prima, cioè io penso che non mi convince andare a un congresso dove chi ha sostenuto Renzi continuerà a sostenere Renzi, quelli che non lo hanno sostenuto si divideranno in mille altre possibili opzioni. Elezioni politiche entro breve, come dicevamo, 2018 o forse anche prima, chi lo sa. Susanna Ceni cosa farà? Beh, cosa farà Susanna Ceni mi pare l'ultimo dei problemi che questo territorio ha, lo dico veramente con grande tranquillità. Cioè, io penso che quando ci arriveremo Siena dovrà fare le scelte che servono a Siena e che convengono a Siena. Io, come sempre, farò le mie valutazioni insieme al mio territorio e al mio partito. Non è mai stata una mia abitudine quella di autocandidarmi, e non sarà questa la volta, la volta in cui lo farò. Quindi farò quello che si deciderà con grande serenità. Proprio riguardo a Siena, il PD a Siena in provincia come sta? Beh, il PD io credo che non stia bene da nessuna parte in questo momento. Penso che negli anni, dall'ultimo congresso ad oggi, ma le difficoltà vengono da anni, intendiamoci, non nascono certo con la segreteria di Matteo Renzi. Noi abbiamo lasciato troppo andare quest'idea che bastasse avere un leader forte per essere un partito presente nel territorio, e quindi penso che ovunque noi abbiamo un problema di insediamento, di riconoscimento e di rappresentanza. Poi certo qui stiamo un po' meglio che altrove, perché siamo ancora un territorio dove un minimo di struttura organizzata c'è, però abbiamo bisogno di rimettere in campo anche un po' di pensiero su questa terra. Perché ci sono grandi crisi, lei ha parlato all'inizio della serata di Monte dei Paschi, certo. Ma ce ne sono altre, forse di cui si parla meno, I distretti industriali non hanno vissuto una fase semplice. Ecco, penso che ci sia bisogno di un partito che comincia a riprogettare uno sviluppo locale, non per filiere, ma complessivamente, diciamo, come casa comune dei democratici, e che privilegia un po' il senso di comunità ai personalismi e anche a una certa competizione qualche volta francamente eccessiva. L'ultima battuta riferita a Siena, perché se nel 2018 presumibilmente si voterà per il Parlamento, si voterà sicuramente anche per Siena, un anno e mezzo alla fine del mandato, il giudizio sulla Giunta Valentini, anche in base, come dire, ai rapporti che lei ha intrattenuto istituzionali con la città di Siena, con il territorio di Siena, dall'osservatorio, lo chiamo così, del Parlamento a Roma. Beh, io più che giudizio mi sento di fare delle valutazioni, cioè credo che questo sindaco e questa giunta abbiano dovuto lavorare in questi anni sempre in salita, quindi sempre avendo un percorso, un piano di lavoro inclinato e complesso da affrontare. Penso che abbiano provato a farlo, cioè, credo che si siano rimboccati le maniche e abbiano provato a farlo, anche con qualche risultato che gli va riconosciuto a partire dai risultati di bilancio. L'ultimo anno chiederà sicuramente un impegno in più, perché è quello in cui cerchi anche di tirare le fila. Non mi dimentico anche i numeri complessi con cui questa giunta ha lavorato, non è che abbia avuto una grandissima maggioranza che ha consentito, diciamo, di fare passaggi agevoli, quindi io penso che questo gli vada riconosciuto sia al sindaco che alla giunta, e che vadano aiutati a far bene quest'ultimo anno e mezzo. Dopodiché io spero che quando ci sarà la scadenza elettorale, diciamo, la città possa avere davanti a sé le condizioni per una nuova coalizione di centrosinistra in grado di vincere nuovamente le elezioni.
Poi Siena sceglierà come crederà, diciamo, se confermare, se andare a fare altre scelte, ma intanto c'è da lavorare su questo. Bene, grazie e buona serata Susanna Scenni. Grazie a voi, buona serata. Seconda parte del Bianco e il Nero, la trasmissione di approfondimento di attualità del martedì sera su Radio Siena TV. In questa seconda parte ci ha raggiunto, lo ringrazio, il presidente della provincia Fabrizio Nepi. Buonasera. Buonasera Alessandro, buonasera. Come al solito introduciamo alcuni degli argomenti che affronteremo con il presidente, con la nostra scheda di approfondimento che ci guardiamo e ci ascoltiamo insieme. Si sono tenute domenica 8 gennaio le elezioni del Consiglio Provinciale di Siena. Si è trattato della seconda tornata elettorale dopo la riforma di questi enti, denominata Riforma del Rio, dal nome del ministro che ha approntato la nuova normativa e che ha trasformato le province in enti di secondo grado, cioè non eletti direttamente dai cittadini. Sono infatti i sindaci e i consiglieri dei comuni del territorio senese ad andare alle urne per l'elezione del Consiglio Provinciale. Ai sensi della legge 7 aprile 2014, invece, il presidente della provincia Fabrizio Nepi resta in carica altri 2 anni. Possono far parte del Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia di Siena. Per la lista centro-sinistra per la provincia di Siena sono stati eletti i sindaci di San Quirico, Valeria Agnelli, di Sinalunga, Riccardo Agnoletti, di San Gimignano, Giacomo Bassi, di Monteriggioni, Raffaella Senesi, di Murlo, Fabiola Parenti, di Rapolano Terme, Emiliano Spanu, di Siena, Bruno Valentini e il consigliere comunale di Monteroni d'Arbia, Davide Micheli. Per la lista La provincia dei cittadini, Siena, liste civiche, sono stati eletti il sindaco di Pienza, Fabrizio Fè, e il consigliere comunale di Siena, Massimo Bianchini. E dunque questa è la scheda di approfondimento, come al solito anche in questa seconda parte con Fabrizio Nepi. 10 domande, il nostro timer, 90 secondi di tempo per rispondere ad ogni domanda. Questa è la formula consueta del Bianco e il Nero. Allora attiviamo il nostro timer con Fabrizio Nepi. La prima domanda lo abbiamo ascoltato nella scheda. Presidente, ripartiamo dal consiglio che collaborerà con lei. Si sono fatti appena tenute le elezioni del rinnovo del nuovo consiglio provinciale. Sì, l'8 di gennaio c'è stato il rinnovo del Consiglio provinciale perché con la legge del Rio il Presidente ha un mandato di 4 anni, mentre il Consiglio viene rinnovato, diciamo, a metà del mandato del Presidente e rinnovato ogni 2 anni. Sono stati confermati tutti i consiglieri, sindaci uscenti, con addirittura un 8° ingresso, il consigliere Micheli del Comune di Monteroni d'Arbia, in più rispetto al passato mandato, quindi ora abbiamo una maggioranza ancora più forte di 8 consiglieri per il centro-sinistra e 2 per le liste civiche di centrodestra. Questo è un risultato importante. Noi avevamo composto una lista solo di 8 persone, addirittura avessimo inserito 9 persone in lista avremmo ottenuto anche il 9° consigliere, quindi con una maggioranza di 9-1. Questo credo sia il sintomo e il segnale che quando il Partito Democratico, quando il centro-sinistra lavora con un unico intento, decide di essere unito, di lavorare insieme, poi i risultati arrivano, insomma, perché l'82% di votazioni in un voto di un corpo elettorale qualificato comunque di soggetti che fanno politica, ricordiamo il corpo elettorale che elegge il Presidente della provincia, il nuovo Presidente della provincia e il Consiglio, votano solo i consiglieri comunali e i sindaci della provincia di Siena, quindi oltremodo qualificato, però è riuscito a portare a casa un importante risultato, segno di coesione e compattezza, e questo ci dà buon margine per il futuro. Ecco, proprio parlando del futuro, di fatto lei sta gestendo, peraltro lo voglio ricordare a titolo gratuito, un ente che al momento è svuotato dal punto di vista del personale ed anche dal punto di vista finanziario e che in realtà doveva essere cancellato dalla riforma costituzionale. Ecco, adesso cosa accadrà alla provincia e alle province?
Ma il voto del 4 dicembre è stato un voto importante per le province, doveva essere il de profundis del passaggio delle province, perché già si diceva che era pronta la seconda fase della legge Delrio nel caso in cui avesse vinto il sì, e quindi le province avrebbero avuto un ulteriore depotenziamento fino ad arrivare all'eliminazione. Questo non è accaduto, le province rimangono in Costituzione e quindi ora dobbiamo ripensare al prossimo futuro. Credo che il primo elemento da valutare sia quello di andare a ricercare risorse per il mantenimento dei servizi essenziali che la provincia ancora dà, che ricordiamo sono le scuole, sono i percorsi formativi, sono l'edilizia scolastica, sono le migliaia di chilometri di strade da mantenere. E questi sono servizi che non possono essere svolti con la fantasia degli amministratori, ma possono essere svolti solo con le risorse necessarie. Queste risorse al momento non ci sono. Non ci sono del tutto. In questa settimana mi è capitato di parlare col presidente delle province italiane, dell'UPI, Achille Bariati, sindaco e presidente della provincia di Vicenza, dove a breve andremo a Roma per richiedere le giuste risorse, i giusti contributi affinché si possano gestire bene le strade, la viabilità, l'edilizia scolastica e le funzioni che ci sono rimaste in pancia. Poi magari ne parliamo almeno di alcuni di questi argomenti. Tra l'altro nelle ultime settimane del 2016 l'amministrazione provinciale ha chiuso il bilancio, non senza difficoltà, no Presidente? Assolutamente, assolutamente no. Un elemento da sottolineare importante è che in un incontro con la Commissione Bilancio Unite, Camera e Senato, io sono stato presente con il Presidente dell'UPI Variati per rappresentare anche le difficoltà di un Presidente della provincia che fa il sindaco diversamente da Achille Variati in un piccolo comune, quindi per portare anche una testimonianza diretta. Devo dire che una buona mano in quella fase ce l'ha data anche l'onorevole Cenni, perché a luglio del 2016 le province italiane non sarebbero riuscite a chiudere i bilanci. Attraverso quella interlocuzione, che è stata anche aspra, sincera, dura, con il governo, siamo riusciti ad ottenere 180 milioni supplementari che hanno fatto sì che la provincia di Siena potesse approvare il bilancio, ma hanno dato modo anche alle altre province italiane di approvare il bilancio. Quindi, come dire, la provincia di Siena ha fatto il suo ruolo anche a livello nazionale, a livello di interlocuzione con il governo. Eravamo solo due presidenti a rappresentare le province italiane, fra cui anche la provincia di Siena, e siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato. Ora stiamo già lavorando per il bilancio 2017, non vorremmo approvarlo nella stagione autunnale come già è accaduto nei due anni passati, vorremmo approvarlo subito per dare già un segnale. Forse i presupposti tecnici e economici ci sono, dobbiamo ancora limare alcuni aspetti con il governo, ma sono sicuro che riusciremo ad approvarlo in tempi anche abbastanza brevi. Presidente, nei giorni scorsi la trasmissione Striscia la Notizia ha parlato dell'immobile di Viale Sardegna, non senza suscitare un po', insomma, di dibattito. Proviamo in un minuto e mezzo a fare chiarezza una volta per tutte su questo argomento, come dire, per cercare di far capire qual è la situazione reale di quell'immobile, senza, diciamo, altri tipi di problematiche e come dire, mi permetta, le chiamo scoop un po' forzati, insomma. In 90 secondi provo a descrivere un procedimento che va avanti da 16 anni, quindi sarà anche molto difficile. Certo. Il progetto è stato pensato alla fine degli anni 90 e la fase progettuale conclusa nei primi anni 2000. Quel palazzo doveva accogliere tutti i dipendenti della provincia sparsi nelle varie sedi esterne al palazzo centrale del Duomo per andare a eliminare tutti gli affitti che la provincia stava pagando per gestire una pianta organica di oltre 500 persone. I lavori sono stati portati avanti, tecnicamente direi anche bene, perché l'edificio ha una buona fattezza, una buona costruzione. Nella passata amministrazione, scelta che io considero corretta, la passata amministrazione decide di concludere i lavori esternamente per mettere in sicurezza l'immobile, ma lasciare al grezzo la parte interna per riuscire a ritrovare anche una destinazione d'uso diversa da quella degli uffici della provincia, anche perché ormai si era partiti con la riforma del Rio e quindi già si immaginava che i 500 dipendenti della provincia sarebbero diventati molto meno. Infatti ad oggi i dipendenti della provincia sono meno di 200 e quell'immobile non è più necessario alle esigenze della provincia, anzi noi riporteremo entro breve tutti i dipendenti a Palazzo Duomo, riuscendo a valorizzare e a razionalizzare il patrimonio
patrimonio pubblico della provincia. Quindi ci siamo guardati intorno, abbiamo cercato di capire quali potevano essere i partner disponibili a valorizzare quell'immobile e abbiamo fatto questo ragionamento. Prima di mettere sul mercato un immobile, che ripeto anche una buona fattezza, abbiamo scelto, siccome soldi pubblici erano stati spesi, di interloquire prima di tutto con soggetti pubblici e capire se un soggetto pubblico poteva essere interessato a quell'immobile. Con le buone relazioni che abbiamo con l'Università Pestaneri abbiamo capito che c'era una loro sentita e importante disponibilità nel valorizzare quell'immobile e con loro abbiamo firmato un accordo di messa in disponibilità. Ne abbiamo parlato anche con la Regione, con il vicepresidente Barni, ne abbiamo parlato anche con Rossi e siamo tutti al lavoro per far diventare quell'immobile una casa dello studente. Ricordiamo che l'Università Pestaneri ha un aumento di matricole ormai da 5-6 anni del 10-15% rispetto all'anno precedente. Questo significa che loro hanno bisogno di spazi, di servizi, hanno bisogno di luoghi dove tenere i propri studenti e quindi probabilmente riusciremo a finalizzare questo processo anche in brevissimo tempo. Questo ovviamente anche per una razionalizzazione dei costi, mi viene da dire, no, Presidente? Ecco, questo per far chiarezza su quell'immobile e per far capire ai nostri telespettatori quello che è successo appunto per quanto riguarda quell'immobile. Cambiamo argomento, ma restiamo ovviamente sulla provincia di Siena. Quali saranno le priorità dei prossimi mesi, Presidente? La priorità dei prossimi giorni, secondo me delle prossime settimane, come dicevo prima, è quello di parlare con il governo per riuscire ad avere quelle garanzie economiche per riuscire ad approvare i bilanci del 2017. Una volta approvato il bilancio dovremo andare a pianificare quali saranno le opere ancora da realizzare, soprattutto interventi stradali da realizzare nella nostra provincia. Ricordiamo che attualmente noi abbiamo circa 20 milioni di interventi da fare per frane che si sono evidenziate negli ultimi anni, ponti crollati, asfalti da rifare, sicurezza stradale da mettere in ordine. Nel bilancio 2016 di 20 milioni di opere abbiamo solo potuto mettere 1 milione di euro di opere pubbliche, quindi primo elemento andare a ricercare le risorse, secondo elemento trasformare questo ente finalmente in maniera definitiva nella casa dei comuni, come lo chiama Del Rio stesso, quindi costituire per esempio la stazione unica appaltante per rendere un importante servizio tecnico a tutti i comuni, cioè diventare il luogo dove i comuni si possono appoggiare e affidare per la costruzione dei loro bandi. Il nostro territorio è fatto di molti comuni, anche molto piccoli, certo, dove hanno delle strutture tecniche magari deboli, intese come quantità di organico, non come qualità di organico, ed avere un supporto tecnico sovracomunale che possa in qualche modo gestire le proprie pratiche, credo sia importante. E questo è quello che faremo da qui ai prossimi mesi. Lei ha citato le strade, io cito l'edilizia scolastica, un'altra problematica importante, no? Perché è poi una funzione che è rimasta alle province, mi corregga se sbaglio, quindi insomma anche questo sarà un aspetto interessante su cui lavorare, importante più che interessante. Assolutamente sì, noi abbiamo migliaia e migliaia di studenti che ogni mattina vanno nei nostri edifici e migliaia di cittadini che ogni mattina percorrono strade della provincia di Siena. Qualche anno fa, quando noi viaggiavamo in auto, ci accorgevamo il cambiamento della provincia, il passaggio del confine dalla qualità della manutenzione stradale. Le strade di Siena sono le migliori d'Italia, certo. Quindi la provincia di Siena ha sempre svolto un lavoro ottimale. Adesso con la mancanza di risorse parte dal 2010, quindi ormai è 6 anni che le province sono in difficoltà. Ricordiamoci l'ultimo bilancio dell'era Ceccherini, quindi quando le province avevano risorse importanti erano circa 150 milioni di euro, adesso siamo sotto a 40 milioni di euro, quindi meno di un terzo. E quindi da lì dobbiamo ripartire, da lì dobbiamo ricercare l'interlocuzione, perché ormai le province devono essere tenute un po' più in considerazione ed avere quelle risorse necessarie, minime, utili, indispensabili per fare manutenzione stradali e dell'edilizia scolastica. Insomma, Presidente, mi sembra di poter dire insomma, che questa situazione attuale delle amministrazioni provinciali non la convince, cioè da, come dire, interlocutore diretto con chi ha a che fare con questi organismi tutti i giorni, ovviamente, sebbene a titolo gratuito,
Insomma, le amministrazioni provinciali sono in questo momento un po' in mezzo al guado, questa è una situazione che va superata, mi sembra di poter dire. Assolutamente sì, è 2 anni che viviamo nella precarietà e nell'incertezza, ogni giorno navighiamo al buio, non avendo una prospettiva di governo come avviene in un comune. Chiaramente gestire anche un comune di per sé è difficile, però riesce a programmare, scadenzare, ricercare percorsi e processi per migliorare la vita dei cittadini di quel comune. Sulla provincia navighiamo al buio e questa fase di interlocutore dovrà concludersi. Io credo che sarebbe un errore ripensare alle province 1.0, ripensare alle province con un presidente votato dai cittadini, con un consiglio votato dai cittadini, con una giunta. Questa trasformazione in ente di area vasta, che ormai in Toscana si è già conclusa, credo non possa essere rimessa in discussione, credo sia un tornare indietro rimetterla in discussione. Per ora dobbiamo cristallizzare, stabilizzare questa situazione, fare in maniera che chi gestisca l'ente abbia le risorse per gestirlo, dare la possibilità ancora di più alle amministrazioni comunali di essere parte in causa del dibattito politico e amministrativo della provincia, strutturare, organizzare meglio questa fase e da lì ripartire. Tornare indietro significherebbe in qualche modo buttare all'aria 2 anni di lavoro anche pesante e prevalente, e quindi credo che sia un errore. Questo è quello che penso io e questo è quello che pensano anche i presidenti toscani. Ora però dovremmo magari anche verificare cosa dirà la Corte Costituzionale, certo, perché non è detto che dia un parere favorevole sulla riforma del Rio, che fu considerata in maniera corretta e con un parere favorevole solo perché eravamo in una fase di riforma. Adesso questa riforma è abortita e quindi chissà cosa dirà. Quindi potremmo anche essere obbligati a tornare indietro dalla Corte Costituzionale, paradossalmente. Faccio un paio di domande sul suo, lo chiamo così, vero lavoro. Sindaco di Castelnuovo Bernardenga, come sta il suo comune? Ma il comune di Castelnuovo Bernardenga è un comune assolutamente in salute, ha un bilancio solido, e i dati che ho potuto guardare anche qualche giorno fa rispetto alla riscossione sulla tassa di soggiorno, che poi è la cartina tornasole delle presenze turistiche del nostro comune, parlano di un 10% in più, poi andremo ad analizzare i dati statistici con maggior dettaglio. Quindi è un comune che soprattutto nei due settori trainanti, turismo e agricoltura, dove negli ultimi anni sono arrivati importanti investitori stranieri, quindi è un territorio che è attrattivo, che induce gli imprenditori ad investire su Castelnuovo Bernardenga, sta dando dei buoni risultati. Abbiamo in questa fase tanti lavori in essere, circa 2 milioni di euro di opere pubbliche, la metanizzazione e la riqualificazione di Vagliagli, rifaremo una delle vie più importanti del centro storico di Castelnuovo Bernardenga, che è via Fiorita, stiamo facendo interventi di sicurezza stradale a Corsignano, a Casetta, a Pancole e a San Piero, stiamo concludendo i lavori della rotatoria sempre a Castelnuovo Bernardenga, e questi sono lavori frutto degli anni passati, perché siamo andati a ricercare contributi pubblici sia a livello europeo sia a livello regionale, che ci hanno dato un'alta possibilità di investimento sul territorio, e avere un territorio più manutenuto, più tenuto bene, più curato, ci dà anche la possibilità di accogliere meglio i nostri turisti, che sono una parte sostanziale del nostro PIL. Ecco, ha parlato di molte cose su Castelnuovo Bernardenga, c'è, come dire, un settore in cui non è riuscito ancora a lavorare e che vorrebbe mettere in agenda nei prossimi mesi a Castelnuovo Bernardenga? Sì, c'è un progetto che stiamo elaborando insieme ai produttori agricoli e insieme al comitato scientifico del Museo del Paesaggio, riuscire a trasformare questo museo, che venne pensato alla fine degli anni 90 come un museo antropologico di racconto del paesaggio, però essendo modificato in maniera sostanziale lo storytelling del territorio, ormai la digitalizzazione dei sistemi ha modificato questo elemento. Stiamo valutando la possibilità di trasformare questo museo anche in un luogo di accoglienza per degustare quello che è il nostro prodotto più importante, che è il vino. L'accordo con i produttori di Castelnuovo e con il Chianti Classico
di per sé c'è già, quindi riuscire in un luogo a raccontare il territorio, ma anche poter vendere, degustare vino e farlo diventare una parte sostanziale di questo territorio e del nostro comune. Credo che questo possa diventare un punto di rilancio dove migliaia e migliaia di persone possano capire meglio il nostro territorio e da lì dare anche informazioni turistiche per i percorsi, i trekking, raccontare i nostri eventi più importanti come l'Ecomaratona o il di Tunte, quindi come dire, rappresentare ancora meglio quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio e dare la possibilità ai turisti di vivere un'esperienza sensibile, viva, quel turismo esperienziale che oggi va di moda e quello più attrattivo rispetto a chi decide di visitare il mondo. L'ultima battuta con Fabrizio Nepi, ma il sindaco di Castelnuovo e presidente della provincia cosa farà da grande? Ma l'obiettivo è quello di lavorare bene nel futuro e nel presente. La gestione di due enti come un comune fra i medi, fra i più grandi della provincia di Siena e la provincia stessa comporta una quantità di lavoro davvero immane. Riuscire a aver tenuto la barra dritta in questi due anni un po' mi gratifica, anche se è stato davvero un lavoro molto pesante, quindi l'obiettivo è quello di far bene nel presente, riuscire a portare a termine il programma elettorale che mi ha portato a fare il sindaco nel 2014 con quasi il 70% delle preferenze, alcune cose sono state già fatte come già detto, altre ancora sono da portare a conclusione, quindi l'obiettivo è quello di tagliare bene il traguardo del fine mandato. Poi credo e spero che io sono un tipo che mi piace parlare più di merito che di visioni politiche, perché poi alla fine, come l'hai definito te, il lavoro che faccio è quello di amministrare, prima di tutto dobbiamo amministrare bene per i cittadini che ci hanno dato il voto e che ci danno la possibilità di rappresentare un comune importante come quello di Castelnuovo e una provincia importante come quello di Siena. Quindi io sarò concentrato fino all'ultimo secondo del mio mandato con una visione totalizzante per far sì che il prossimo sindaco, le prossime amministrazioni, i cittadini che dovranno venire trovino un comune e una provincia un po' meglio di quello che era prima e poi tutto il resto si vedrà. Si vedrà. Grazie a Fabrizio Nepi, naturalmente buon lavoro. Buon lavoro a tutti voi.